Andrea Scanzi, Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, segue da molto tempo il Movimento 5 Stelle, ha scritto in tempi non sospetti, nel 2008 ve lo do io, Beppe Grillo, quindi conosce meglio di tutti noi il soggetto di cui stiamo parlando. Ha ragione l'onorevole Moretti quando dice, insomma, questi ragazzi non potranno non accettare un'offerta come la nostra, sostanzialmente quei punti sono gli stessi che dicono loro, ma perché dovrebbero farlo? Anche contro il parere di Grillo, lei dice. Non c'è nessuna possibilità che Grillo e il Movimento 5 Stelle dicano di sì alla Moretti e alla proposta di Bersani, ma non perché i ragazzi del Movimento 5 Stelle accettino tutto quello che dice Beppe Grillo, semplicemente perché esiste un programma, per quanto raffazzonato e abbastanza confuso, nel Movimento 5 Stelle. Esistono delle regole, poche ma chiare. Loro hanno preso il 25% dicendo non faremo nessun tipo di alleanza, non daremo nessun tipo di fiducia. Se la dessero adesso, io posso anche essere d'accordo come cittadino, credo anch'io che in questo stallo sarebbe la situazione migliore, però dal loro punto di vista sarebbe incoerente, quindi non c'è niente da spiegare agli elettori, faranno semplicemente quello che hanno promesso. Dopodiché io sentivo prima la Moretti dire mi sento vicino ai ragazzi del Movimento 5 Stelle, per carità, può darsi che da un punto di vista personale lo sia, però molti di coloro che hanno votato Movimento 5 Stelle, soprattutto i ragazzi, hanno fatto una scelta 4-5 anni fa e hanno detto che non gli bastava più votare il centro-sinistra con la scusa del noi siamo meglio di Silvio Berlusconi o con la scusa del meno peggio. Dobbiamo cominciare a capire che molti dentro il Movimento 5 Stelle ritengono Bersani e il centro-sinistra totalmente correo e colpevole della situazione, esattamente come Silvio Berlusconi. Non ci sono tutti questi punti di contatto. Poi, per carità, se improvvisamente la Moretti e Bersani si fanno capo della lotta alla casta, della lotta al finanziamento pubblico dei partiti, del conflitto di interessi che non hanno fatto per 20 anni, improvvisamente cambia il mondo. Io prima sentivo Gasparri citare Nanni Moretti, può cambiare tutto, per carità, siamo in una fase bizzarra, però lo trovo abbastanza improbabile. Lo trovo improbabile. Ma allora come finisce? Cioè l'obiettivo di Grillo, intanto Grillo ha il controllo reale di questi ragazzi, come dice la Moretti? Secondo me lo vorrebbe avere anche più di quanto uno speri, perché secondo me un piccolo problema di democrazia interna c'è e credo che Grillo e Casaleggio comandino abbastanza lì dentro. Io credo che lui abbia il terrore, lo ha anche esplicitato più volte. Di perdere il 15%. Secondo me sperava anche di prendere un po' di meno. Credo che anche lui sperasse di avere attorno al 15-20, così avrebbe avuto meno responsabilità. E credo che abbia molta paura di avere un effetto Scilipoti, perché è chiaro che qui siamo di fronte a dei ragazzi molto volenterosi, molto speranzosi, molto passionali, che però improvvisamente si trovano catapultati in un mondo che è difficile e lui è il primo a sapere che non può gestirlo. Ma stavolta non basta Scilipoti, cioè qui non bastano 2, 3, 5, ci deve essere per reggere un governo Bersani, ci deve essere un'emorragia, voglio dire, una scissione, una cosa. Cioè, se la domanda è cosa succederà da ora in poi, secondo me c'è poco da discutere, cioè o riescono a trovare un accordo di governissimo, il PD e il PDL, magari con Monti dentro, e allora andiamo avanti 6 mesi, 1 anno, ma se si aspetta che la fiducia la dia il Movimento 5 Stelle, possiamo già decidere il prossimo giorno delle elezioni. Quindi sostanzialmente il gioco di Grillo è far cuocere PD e PDL nel loro brodo e lucrare, prendersi un vantaggio alle prossime elezioni, che in ogni caso non sarebbero lontane. Se lui ragiona in politichese, può darsi che sta imparando a farlo, sì, anche perché avrebbe solo da guadagnare, perché potrebbe dire, avete visto, di là c'è la casta, io sono l'unico duro e puro e magari fra 6 mesi passa all'incasso, potrebbe essere questo. Al tempo stesso c'è anche la convinzione, secondo me un po' azzardata, dentro il Movimento 5 Stelle di andare alle prossime elezioni e di avere da soli la maggioranza. Loro dicono, noi vogliamo comunque un governo monocolore, per così dire, vinceremo le elezioni, in un anno dal 3% siamo passati al 25%, magari fra un anno andremo al 35% e faremo il nostro governo. Non dico che sia un'ipotesi auspicabile, dico che la maggioranza lì dentro secondo me ragiona così. Sì, però c'è un'emergenza economica anche da affrontare, come si affronta? Se sono soli, senza Grillo, questo è il problema. Sono d'accordo, infatti secondo me rischiano un discorso di irresponsabilità e io credevo ieri e stamattina che loro appoggiassero in qualche modo un governo tecnico, per così dire, che poteva essere un uovo di Colombo. Mi sembra che non sia questa la strategia, non la condivido. Ma da sinistra come viene vista la crisi economica e una ragionevole cura che sia anche coerente con gli impegni presi dai governi con l'Europa e non da oggi? Io vedo proprio a sinistra il partito che ha più difficoltà e la forza politica che è maggiormente in crisi adesso. Perché io capisco benissimo che il centro-sinistra abbia vinto senza vincere le elezioni e si senta in diritto e in dovere di provare a governare.
e denoti anche un grande senso di responsabilità, però i numeri ce li abbiamo tutti davanti, sappiamo benissimo com'è la Camera attuale, com'è il Senato attuale, sappiamo benissimo che anche se siamo tutti d'accordo con l'idea di un governo che traghetti in qualche modo almeno per un anno il Paese, i numeri non ci sono, a meno che se non si accordino PD e centrodestra. Qual è però secondo me il problema che ha il centrosinistra al di là dei nobili intenti? Io vedo una situazione molto chiara e la vedevo anche ascoltando il servizio di prima su Silvio Berlusconi e i sondaggi ipotetici che vengono dati. Se noi andiamo al voto fra 6 mesi, fra un anno, io non credo che il centrodestra abbia tutta questa paura. Il centrodestra nel 2011 a fine anno era praticamente morto, moribondo. Se Bersani fosse andato al voto, Silvio Berlusconi politicamente non dico sarebbe stato finito, ma poco meno. Non c'è voluto andare, sappiamo come sono andate le cose. Adesso il PDL è in grande slancio. È riuscito a pareggiare al Senato come voleva. Se si torna al voto, di meno secondo me non farà, perché Silvio Berlusconi è un meraviglioso incantatore di serpenti, è un grande pifferaio magico, è bravissimo in questo. E lo ha dimostrato anche quando tutti lo ritenevano finito. Dall'altra parte chi c'è? C'è un Movimento 5 Stelle che con tutti i suoi difetti di crescita troppo veloce, troppo rapida, in qualche modo ha convinto un elettore su quattro. E dubito che di questi un elettore su quattro fra 6 mesi, un anno andranno via tutti. Forse prenderà il 20, forse il 22, ma se torniamo al voto fra 6 mesi la risposta della casta non sarà stata convincente. E dall'altra parte chi c'è? C'è un centrosinistra che 2 mesi fa aveva già vinto. Dopo le primarie si parlava di luna di miele, centrodestra è finito, Alfano non prenderà nulla, Grillo è già sconfitto, abbiamo sabotato l'antipolitica. Adesso cosa fa il centrosinistra? Se non riesce a governare, e secondo me non ce la farà, come si presenta alle prossime elezioni? Si presenta ancora con Bersani che è completamente sfiduciato? Si presenta con Renzi che però parte in qualche modo ad handicap? Io trovo che in questo momento la forza politica che ha maggiori difficoltà sia proprio il centrosinistra e sia anche quella che ha più paura di andare al voto a breve. La legge ad personam non l'abbiamo fatta perché saremmo stati degli incapaci, perché in realtà poi la sinistra ha la possibilità di fare la prescrizione e Berlusconi ha 2000 processi. Noi anteponiamo altri temi, sono altri che non riuscendo a liquidare la pratica centrodestra Berlusconi con il voto, perché la democrazia ci dà una risposta, pensano di rinnovare l'attacco giudiziario. Allora, Scanzi. Ha fatto un gesto come per dire? No, mi faceva sorridere sentire Gasparri accusare il centrosinistra di sfruttare la prescrizione. Per carità, è vero, ma è successo anche molto spesso da parte di Berlusconi. Non è che non è mai successo di prescrizioni per il centrodestra. È curioso. Però questa nuova legge, guarda, quindi è un esordio. Io ho la sensazione che più si parli in questo modo, più il Movimento 5 Stelle continua a crescere. Che si torna al solito discorso del cantarsene, del suonarsene. Nel frattempo c'è un paese che dice: a me dei processi di Silvio Berlusconi non interessa niente, a me non interessa niente del ritrovo che ci sarà il 23 marzo, parliamo di fatti concreti. Spero che prima o poi si faccia. Mi sembra perché un po' tardi. Perché il 23 marzo parlare di casa, lavoro, di tasse non perché è un nostro diritto. È la prima cosa per cui vi trovate. È la prima cosa. Sì, è la prima. Ah, è la prima. Ah, è la prima. Quindi avete comunicato male finora. Non mi sembra che sia questo. Diciamo che c'è stato partita sulla giustizia e poi si è allargata. No, passiamo dall'essere accusati di promesse sull'IVA, le tasse sulla casa, con tema concreto e poi di parlare di giustizia. In campagna elettorale abbiamo preso dei voti perché abbiamo parlato di temi concreti. Questa è la realtà e ne parleremo oggi, domani e il 23 marzo. Confessando quello che avete votato un anno e mezzo con Monti. No, l'avete votato voi l'IMU. Travisando delle scelte. Che voi avete votato. Questi parlamentari che volessero dar retta all'onorevole Moretti, per esempio, hanno davvero da temere? Cioè, Grillo li prende a calcio. Questi non sono parlamentari professionisti. Questa legislatura difficilmente durerà 5 anni. Non si sa se verranno confermati con questi riti, le parlamentari, eccetera. Ma per quale ragione dovrebbero essere tutti così fedeli all'ordine di questo capo lontano che manda? No, non c'è nessun motivo obbligatorio di essere fedeli. È chiaro che nessuno li ucciderebbe, nessuno li punirebbe o li prenderebbe fisicamente a calci. Credo che se un eletto del Movimento 5 Stelle sarà convinto dalla proposta Bersani ci andrà tranquillamente. È altrettanto evidente che questa sparata di 2 o 3 giorni fa nel blog da parte di Beppe Grillo vada a ribadire il suo terrore nei confronti di un rischio Voltagabbana, di un rischio Scilipoti e anche una rivendicazione, un mettere un cappello su questo progetto. Dov'è secondo me, uno dei grandi paradossi e dei grandi cortocircuiti che ha il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle funziona anche tra i ragazzi perché dice c'è la democrazia diretta, uno vale uno, la democrazia dal basso, che è tutto molto bello e spesso anche vero, perché anche l'agenda Grillo è nata dentro il blog di Beppe Grillo, quindi si sono sentiti partecipi come le parlamentari e sono state un fenomeno molto abortito secondo me, però comunque di democrazia diretta.
Dopodiché la verità qual è, soprattutto in questa fase di crescita? Che se non ci sono Grillo e Casaleggio che tengono le redini e che cercano di gestire questo magma incandescente, che è un magma dove c'è la sinistra radicale, c'è il Notav, però c'è anche quello di destra che magari fa la dichiarazione un po' infelice su quello che è stato il fascismo, come la capogruppo. Beh, capogruppo addirittura, quindi. È difficile tenere insieme questa cosa che è tutto il suo contrario. È un movimento effettivamente post-ideologico, un movimento di delusi, di gente che viene da sinistra, viene da destra. In questa fase qui, secondo me, e aggiungo purtroppo, l'unica maniera di gestire il Movimento 5 Stelle è una gestione forte da parte di Grillo e Casaleggio. È una gestione che è stata molto criticata, ci sono stati i casi Favia, i casi Salsi, ma anche in quell'occasione lì non è che Grillo ha cacciato chissà cosa, ha semplicemente tolto il diritto di utilizzare il simbolo a Favia e alla Salsi. Ma nel momento in cui questi ragazzi entrano dentro il Parlamento, se vogliono appoggiare il centro-sinistra, lo possono fare serenamente. Di sicuro non potrebbero poi ricandidarsi nel secondo mandato. Però quanto... Fabio Sarsi sono stati espulsi immediatamente. Sono stati espulsi, però non sono stati obbligati in qualche modo a dimettersi, perché non c'è l'obbligo di dimissioni. Gli è stato tolto il diritto in qualche modo di utilizzare il simbolo. Tra l'altro entrambi erano al secondo mandato e il Movimento 5 Stelle dopo due mandati non ti puoi ricandidare. Quanto può durare questa storia che Grillo dà le interviste ai grandi giornali stranieri, ignorando grandi giornali italiani, ignorando le televisioni? Io spero poco, io spero molto poco. Mi fa piacere che gli eletti 5 Stelle stiano cominciando a rilasciare interviste e abbiano definitivamente chiarito quello che era il loro diktat in qualche modo. Cioè loro dicono da un po', ma adesso è più chiaro. Se ci venite a intervistare o se facciamo un'intervista su come io lavoro come sindaco di Parma, va bene. Non ci piace presenziare dentro i talk show, perché secondo loro il talk show è una sorta di circo mediatico. Condivisibile o non condivisibile è un altro discorso, però si cominciano finalmente a conoscere questi ragazzi. Io trovo che Beppe Grillo in questi anni sia stato eccessivamente attaccato e demonizzato, mi permetto di dire, più dai giornali di sinistra che non dai giornali di destra, perché gli attacchi più violenti li ho visti arrivare da Repubblica, dall'Espresso, dalla Stampa, dal Corriere della Sera. Anche perché sapevano che gli stava sottraendo i voti, certo. Era evidente, gli attacchi di Scalfaro erano emblematici fin dal 2007. Capisco anche che un comico, che rimane comico anche se è diventato politico, ma dentro è comico uno come Beppe Grillo, capisco che si stia togliendo i sassolini dalle scarpe, capisco che la sua anima da guitto si presenti come in quella foto con la maschera, va tutto bene, ti diverti, dopodiché sei diventato un soggetto politico. Quindi ti sei vendicato, hai detto sono bravo, vi ho messo in scacco, avevo ragione io, mi piacerebbe che da ora in poi lui facesse un passo indietro attraverso il suo ego, che rinunciasse in qualche modo a ripetere voi siete il male, noi siamo il bene e accettasse di rilasciare interviste. Ma credo che rimarrà una pia speranza la mia. Quindi anche loro dovranno uscire, proprio per la forza di consenso che hanno avuto, dalla genericità dell'insulto che ha trovato un larghissimo e spesso anche un motivato consenso, non è che non ce ne si renda conto, è un po' limitato, a delle proposte. No, no, è verissimo, no? Che, no, no, sono d'accordo che debbano passare dalla proposta dalla protesta alla proposta. Quando prendi il 25% non è che puoi fare il sono d'accordo, è anche vero, come sa benissimo, che è successo, è anche vero che è successo, dico nei comuni, dico nelle regioni, è successo e sta succedendo. Ma a Parma poi, certo, il termo valorizzatore che si doveva cancellare, ha aperto l'altro alla giorno. Fine l'hanno fatto. Ho anche visto però, Gaspari, visto che lei dà molta importanza ai numeri, che loro sono passati da un 20-22% a un 33-34%, quindi evidentemente a Parma non avranno detto quanto fa schifo Pizzarotti. Dicendo, ognuno deve fare i conti stessa... con la certo, cioè, no, no, ma sono d'accordo. No, dico solo che il discorso della protesta e della proposta, è vero che c'è questo problema, ma non è che non se lo sono mai posti. Qual è qui il problema in Italia a livello nazionale? È che anche il fenomeno, il modello Crocetta, che veniva citato anche prima, in Sicilia lo puoi fare, perché comunque Crocetta è partito, non c'era bisogno del battesimo. Ma a livello nazionale no. Esatto, non lo puoi fare. Non c'era un voto di fiducia. Non lo puoi fare, esatto, non lo puoi fare anche perché c'è il problema della fiducia. Certo. E questo è un ulteriore problema, secondo me, che rischia in qualche modo di inciamparci dentro Beppe Grillo. E cioè, c'è un problema di purezza. Quello che a me fa paura in questo momento del Movimento 5 Stelle, io lì un po' la capisco l'onorevole Moretti, è che loro dicono, il Movimento 5 Stelle, non importa mettere il cappello sopra, importa che la proposta alla fine arrivi al dunque. Allora io dico, se improvvisamente il centro-sinistra propone 3-4 cose giuste, quantomeno ascoltateli. Invece in questo momento dentro il Movimento 5 Stelle sta vincendo la fronda integralista, e cioè noi non ci sporchiamo, noi non diamo la fiducia perché noi non accettiamo il Partito Democratico, riteniamo che si sia scambiato la borraccia fino ad oggi con il centrodestra, è colpevole, non ci stiamo. Però, dice anche Grillo, se poi ci sono delle leggi belle, io le voto, ho capito, ma se prima non dai la fiducia cosa voti? Io questo secondo me è un problema che ha adesso il Movimento 5 Stelle.